Il match dell'undicesima giornata del girone di andata del campionato di Serie A1 Techfind tra Gesam Gas e Luce Lemura Lucca e la Passalacqua Ragusa. Un match molto complicato per le biancorosse di casa che stanno vivendo una stagione difficilissima, sicuramente la più difficile delle 13 di permanenza nella massima serie. Del basket Lemura, Kim Morrison va subito nel primo affondo a mettere i primi due punti di questo match. La palla che arriva ad Enigue, di una professionista della WNBA, Christine Enigue, classe 97. Ecco la prima tripla del match, risponde così. Però vedo che in difesa stanno marcando in maniera diversa da quel che facevano le ultime volte. A memoria l'assist del capitano Maria Miccoli per Giulia Natali che sfrutta il blocco. Capitano Maria Miccoli, Natali, è l'assist per Maria Miccoli che si gira benissimo, si ferma sulla linea da tre, aspetta le compagne, Parmesani, la palla che arriva in post basso a Tulonen, si gira benissimo, appoggia e trova due punti, il rimbalzo però è di Enigue che apre subito per Attura, è indisturbata, viene pescata benissimo Hampton. Ostarello, Consolini, errore stavolta della difesa. È il secondo consecutivo. Enigue fa tutto da sola, sbaglia, prende il rimbalzo, riappoggia. Due punti per Enigue. Consolini, è ancora Enigue. Enigue trova il canestro, una giocatrice perfettamente a suo agio. Vitola, Hampton tutta al sola, tiro aperto da tre e mette la tripla. Classe 90, il primo anno a Ragusa e vincitrice dell'ultimo campionato francese e dell'ultimo Eurocup con Bursch. E trova il capitano Maria Miccoli, Tulonen in tiro aperto e trova altri tre punti, Elmi Tulonen. Enigue perde la maniglia, la recupera Lucca e Miccoli va ad appoggiare in contropiede. Miccoli, Morrison, prende il tiro dalla media, trova due punti. Morrison vuole l'uno contro uno con Vitola. Parmesani prende subito il centro, l'appoggio, c'è la stoppata. Ancora Parmesani, gioca a due con Miccoli, la palla che arriva a Miccoli dalla media, la mano educata di Maria Miccoli per Maria Miccoli. Enigue in post basso, si gira benissimo. Attura libera bene Ostarello e fa tutto bene Ostarello. Andreoli per provare a dare una scossa alla squadra, ancora Attura. Due su due per Gilli. Gilli ha preferito invertire la linea di passaggio e Gilli in questa occasione è bravissima a trovare un canestro importante. Gilli interrompe il palleggio, va a servire Frustaci. Gilli ancora fa saltare l'avversaria, va fino in fondo, ancora Caterina Gilli fino in fondo, doppia cifra di Caterina Gilli e più vabbè Ragusa dall'altra vabbè, parte ora funziona, no? Frustaci, Morrison, la palla che arriva a Bocchetti, prova il tiro da tre, mette la tripla Sara Bocchetti, la palla Tulonen da tre, ci pensa, la trova, esplode il palatagliate. Ci sarà da fare delle cose. È Francesca Dotto. Vitola. Questo è un gioco di prestigio. Tiro libero supplementare, primo fallo di Sara Bocchetti. Questa giocatrice lettone. La carriera Frustaci, Bocchetti ci prova ancora da tre. Ancora on fire Sara Bocchetti, quasi allo scadere a insaccare dalla linea 6.75. Intanto dall'altra parte Vitola. Vitola a cercare Enigue che invece stavolta
trova il movimento giusto. Morrison va fino in fondo. Key Morrison trova il pertugio. È a memoria Ragusa con Vitola che trasforma l'assist di Enigue. Morrison, lo scarico per Toulonen, fuori per Maria Miccoli, ci prova da tre. Trova tre punti importantissimi, Maria Miccoli. Tra gli applausi, Key Morrison, peccato perché il match perde nell'ultimo giro di lancette una gran protagonista di questa partita. 5 secondi per concludere. Bocchetti sola. La sbaglia. Di un soffio disperata Bocchetti. Gli applausi però del pubblico del Palatagliate per questa prestazione ottima, possiamo dire. Ottima, ottima. Ottima. Della squadra biancorossa. 77-74 il risultato finale qui dal Palatagliate con la passa all'acqua Ragusa che espugna il Palatagliate.